L'ultimo incontro di stamattina è per il film London Road. E abbiamo con noi Adam Cork, che ha curato le musiche del film, e Alecky, is that? Alecky. Alecky. Blythe o Blythe? Blythe, yes. Blythe, che è la sceneggiatrice del film. L'elemento fondamentale del film sono le musiche. È una bella responsabilità fare delle musiche così strane per un film così strano. Yes, that's right. In the first instance, though, it was not a film, it was a stage show. But I think the fact of the different media of stage and film doesn't really alter the question of responsibility, which you so rightly mentioned, because it's such an unusual slice of real life to be making something that you would call a musical about, because we don't understand musical theatre usually to be about such distressing things, especially if they're to do with real life events. So the traditional form of the musical involves singing and dancing and spectacle and comedy and sentiment and perhaps love songs. So I suppose, yes, the idea that we were responsible in a way for telling this story in a non-spectacular way, and in a way that was sort of faithful and respectful towards not only, I suppose, the people who died in reality, in the story that we were telling, but was respectful towards the people who Alecky interviewed and told her and trusted her with their experiences and with their voices. We focused very closely on the way they spoke, because that's Alecky's usual method when she's writing normal plays without song. It's a verbatim technique which relies just as much on the how of what is said as it relies on the what of what is said. So it is about content, but it's also about delivery, crucially. And so translating that into a musical form meant being very rigorous with transcription, listening to the rise and fall of the spoken voice, and attempting to duplicate those rhythms and those pitches melodically, and hopefully to come up with something that provided a patterning, a kind of rigorous patterning to the reality that Alecky had curated, that she captured. È vero, è stata una grande responsabilità. Non dimentichiamo che il film in origine nasce come uno spettacolo teatrale, quindi in questo caso il mezzo è stato diverso, ma questo non ci ha esentato veramente dalla responsabilità di riflettere in quest'opera uno spaccato di vita reale, un evento realmente accaduto. Quindi il trasformare in musical un evento così tragico come quello che sta a monte della performance teatrale del film richiamava una grande responsabilità da parte di entrambi. Normalmente al musical si associano immagini da commedia con numeri di danza, canzoni d'amore, tutta una spettacolarità che invece nel nostro caso non c'è. La nostra preoccupazione principale di Alecky e mia è stata quella di essere fedeli e rispettosi nei confronti non soltanto delle vittime dal momento in cui ci sono state degli omicidi, ma anche nei confronti degli intervistati che avevano affidato la loro testimonianza ad Alecky, e il nostro compito era quello non soltanto di rendere le parole così come loro le avevano espresse, ma la stessa tonalità e modalità espressiva della voce. La tecnica che Alecky adotta nel teatro e non soltanto nel musical è quella del verbatim, quella di riprodurre letteralmente dichiarazioni rese da parte di testimoni. E questa tecnica si basa non soltanto sul contenuto che viene espresso nelle testimonianze, ma la modalità in cui questo contenuto è espresso di fatto, e quindi era importante riprodurre l'eloquio delle persone con tutto quello che comporta, con la voce che va in acuto piuttosto che ha un andamento diverso, ha delle esitazioni, ha delle incertezze, e tutto questo andamento ritmico della voce
doveva avere una riproduzione melodica fino proprio a stabilire un vero e proprio modello che valeva sia per i dialoghi recitati che per i dialoghi invece musicali. Vorrei chiedere alla signora Blythe, lei ha lavorato anche sul testo teatrale, sullo spettacolo teatrale. E qual è stato il suo lavoro per il passaggio dal palcoscenico al cinema? Yeah, that's right. I did also create the stage version. All the script is taken from interviews that I carried out. So I did the interviews and crafted the script from those interviews, which I edited. So when the murders happened in 2006, when these five women were killed, I went to Ipswich with my dictaphone and captured conversations of people talking about these terrible events, this was a town that wasn't used to this level of crime. I think a lot of people in Ipswich, which is a much smaller city than somewhere like London or Manchester, they were shocked to find that there was a serial killer on the loose, and that there was a lot of people didn't even realize, I think, that there was a drug problem in Ipswich, let alone a prostitution problem. So yes, that was an interesting story that I decided to follow. And over the next 2.5 years, revisited Ipswich. And during the course of that time, my focus went from being about the town, and it really started to center more on the residents of London Road, which is where Steve Wright, the murderer, lived, and it was also part of the red light district. So what I discovered was the story of this community who had brought themselves together through this tragedy, which prior to these events had been quite fragmented. And they'd set up a neighborhood watch and really formed a community. I was sort of over all of that material. I did then do further work on it to adapt it into a screenplay, because the needs of cinema are quite different from theatre. And the way that I work anyway, by its very nature, because it's verbatim, there's always a lot of words in my plays as it is. So film being a leaner medium than theatre, there was quite a lot that had to be cut down, and trying to tell the story visually as well as with. The challenge was, I suppose, to try to make it visual, to fit the big screen, but to not lose a lot of the beauty, which I think makes verbatim so rich in terms of the idiosyncrasies of the way that people speak. So I think that was a challenge, that yes, I had to lose some dialogue, but I didn't want to lose so much, because there is so much character through the way people relate to each other. Sì, io sono stata la sceneggiatrice sia per la versione teatrale che per la versione cinematografica di quest'opera. Non solo, sono stata io a condurre le interviste e a montarle. La prima volta che io sono andata a Ipswich era il 2006, erano stati rinvenuti i corpi delle cinque prostitute. Io andavo in giro con un registratore raccogliendo appunto testimonianze di varie persone che avevano
vissuto più o meno direttamente questi terribili eventi. C'è da dire che Ipswich è una città piccola e quindi di dimensioni molto più ridotte rispetto a Londra. La popolazione era scioccata da questi fatti che gettavano lo scompiglio in un contesto di relativa tranquillità. Il fatto che ci fosse un serial killer allora ancora latitante e l'apprendere che c'era un problema non soltanto di droga ma anche di prostituzione ha letteralmente scioccato la popolazione della città. Nei 2 anni e mezzo successivi io sono tornata più volte a Ipswich e il mio interesse e la raccolta di queste testimonianze è passata in generale dai cittadini genericamente di questa piccola cittadina ai residenti di London Road, perché man mano si era ovviamente scoperto, Steve Wright era stato nel frattempo arrestato e si era scoperto che appunto lui viveva in questa strada che era anche il punto centrale di quello che può essere chiamato il distretto a luci rosse di Ipswich. E ho visto trasformarsi la realtà di London Road da una strada con una convivenza assolutamente casuale fra persone, cioè una popolazione molto frammentata, che a seguito della tragedia e di tutta l'attenzione che ha ricevuto ha di fatto è arrivata a costituire una vera e propria comunità, andando anche a istituire dei turni di sorveglianza di notte quando ancora l'assassino non era stato preso. E il lavoro che ho fatto sia in teatro che nel cinema è stato un lavoro diverso naturalmente, perché poi una sceneggiatura per il cinema ha esigenze diverse rispetto a un testo teatrale, partendo appunto dal principio che diceva prima Adam, cioè il fatto che io mantengo le parole esattamente come vengono dette dalle persone che rilasciano queste dichiarazioni e queste interviste, ma essendo il cinema un mezzo molto più lineare rispetto al teatro, ho avuto l'esigenza di ridurre in modo consistente questi dialoghi, perché naturalmente il racconto doveva avvenire anche per immagini. Quindi per riuscire ad adattarlo a uno schermo cinematografico, la sfida per me più grande è stata quella di rinunciare sia a una parte dei dialoghi, ma non rinunciare alla caratterizzazione di questi dialoghi e quindi a tutto quello che è il sapore della testimonianza resa. Ci sono domande? Buongiorno, Daniela Prestifilippo del blog del DAMS. Volevo chiedere due cose. La prima cosa è, vi siete chiesti se il fatto di comunque utilizzare il verbatim theater poteva creare un problema al cinema, nel senso che comunque loro cominciano a cantare con delle parole che sono esattamente quelle che sentiamo poco prima, e quindi con la musica questo potrebbe creare un effetto stranimento. The mechanism of repetition in music. E poi volevo chiedere se per caso c'era un intento comunque di critica molto velata verso questi residenti che alla fine si preoccupano solo comunque della loro tranquillità, non hanno pena per le prostitute, anzi dicono delle parole anche molto dure, si preoccupano poi alla fine come Julie di organizzare solo London Road in Bloom. Anche, cioè la stessa cosa vale anche per la stampa, è un modo anche per fare carriera, oppure comunque la storia è raccontata così com'è senza nessun intento di ironia su questi fenomeni appunto di reazione ad una tragedia. Grazie. With the music, do you want to speak about the first bit? Yes. I think we were worried about the transition from stage to screen just because it had worked so well on stage and because it's all direct address. So when you've got a group of actors coming out onto a stage and looking at a room full of people and talking, it's very immediate for an audience. So we knew that worked really well in the theatre. And obviously in film you have the fourth wall of the screen, the actors aren't actually there, it's just their simulacra.
But actually what we found was it was effective in a different way, and I personally think that's got to do with the fact that we're most of us more used to the language of screen drama, and particularly in this instance documentary, than we are used to going to the theatre. It's just something we do more often. We switch on the television and we watch drama every day. We don't go to the theatre every day. So coming into a room and looking at a screen and seeing something which in its texture is very documentary-like feels, in terms of the medium, a kind of almost a more immediately understandable thing than coming into a theatre and seeing a documentary style reproduced theatrically. So for me, that ended up working very well, although we didn't discuss it in those terms before we made the film. Would you mind clarifying what you mean about the problem of hearing the words just before? Because I wasn't quite sure what you meant by that part of the question. Sì, non è chiaro neanche a me, scusami. Sì, no. Questo loro discorso. Parlano, fanno delle interviste, quindi rispondono alle domande, dopodiché si inserisce la musica, magari ripetono quello che hanno detto poco prima, però con la musica. Quindi c'è questo passaggio proprio nel fatto di riprodurre le parole esatte dell'intervista con la musica. And we hear it again in music. That's what was she referring to. Yes, that's the process. But it's in contrast to the way Alaki normally makes a play, when the actors have an in-ear monitor and they hear the words and then they reproduce them. In this instance, it was a much longer loop. So Alaki would interview people, hand me the recordings, I would transcribe them, turn them into a score, musical score. Then the performers would learn the score. And once they'd learned the score and knew it very well, we'd put the camera on them and they would sing. They could hear the musical accompaniment in their ears, so they were singing in time to the pre-existing musical track, but they weren't attempting to reproduce what they're hearing in our musical version of verbatim. So it was worked out very technically. La transizione dal palcoscenico teatrale allo schermo cinematografico ci preoccupava, a maggior ragione considerando il successo che il musical, che l'opera aveva avuto in teatro, e temevamo anche la perdita dell'immediatezza di relazione con il pubblico che si stabilisce in un teatro, perché naturalmente il cinema ha il suo quarto muro, che è lo schermo, è il simulacro, e temevamo che questo avesse un impatto molto forte appunto sull'interazione tra il pubblico e gli attori e la commedia in scena sullo schermo. Poi però la riflessione che abbiamo fatto a posteriori, e non l'abbiamo fatta mentre lavoravamo al testo, è che ciascuno di noi è di fatto molto più abituato ad avere una rappresentazione drammatica su uno schermo che non in teatro. Noi la televisione la accendiamo tutte le sere, a teatro non andiamo tutte le sere, e quindi abbiamo capito che sarebbe stato più facile in realtà per il pubblico riuscire ad assorbire una tessitura documentaristica in una forma filmica sarebbe stata più immediata di quanto di fatto era stato il procedimento inverso per il teatro, cioè un documentario riprodotto in modo teatrale per un palcoscenico. E per quanto riguarda la tua riflessione sulla ripetizione, il meccanismo che utilizziamo con Alecchi in teatro, per cui gli attori hanno nell'auricolare, sentono le registrazioni e le riproducono, qui aveva un passaggio molto più lungo, perché queste stesse dichiarazioni, queste stesse affermazioni dei personaggi persone erano state precedentemente da me elaborate e trasformate. Le registrazioni erano diventate una partitura musicale. Quindi prima che gli attori andassero a trovarsi di fronte a una macchina da presa, avevano imparato la partitura con i testi, e quello che sentivano a quel punto nell'auricolare era il testo accompagnato dall'accompagnamento musicale di fatto. Ed è probabilmente questo che ti dà l'effetto, cioè abbiamo trasposto il meccanismo teatrale del musical teatrale in un meccanismo da set cinematografico. And the second part of the question, the piece wasn't intended as a criticism of that community, and I'm pleased to say that that's not how it's been received. All those residents, those central characters,
feel that they have been portrayed honestly. And when I set out to make it, those were opinions and tensions, I suppose, that I discovered as I was doing my interviews. And that's where I suppose I found the heart of the drama, in a way. It's sort of about people trying to claim the street. So in a way, initially, the working girls have ownership of the street and the curb crawlers. And then it's about the residents trying to claim their street back, and they're being invaded by media. And so those are conflicts that I sort of discovered as I was making it. And I think all I wanted to do was, if people were, I got to a stage where people started to open up to me and be quite honest about how they really felt. And I felt that it was important that those opinions, some of them maybe less difficult to understand if we're not living through that. I think it's important that, for them, living through that difficult time, that's what shaped that attitude, if you like, of maybe that harder attitude that is difficult for us to maybe comprehend when we're not living through it. But I felt it was important that all of those attitudes were captured, and that, some drama within it. But all the residents have been to see it. I kept them very up to date with how the project was moving forward on the play and then with the film. Adam, Rufus, the director, and I, and one of the producers, we went down to Ipswich to show them pictures of the location where we were filming it, because it looks quite different from the real London Road. And I had concerns that the residents might not like it, because were we making it look worse than it is now? But Rufus had very strong ideas of why he chose that road, because then the road could almost go on a journey itself. At the beginning, look quite dark and dingy, and then at the end, it's beautiful with all the flowers. And, so once he sort of explained his artistic choices, they were brilliant, actually. At every stage, they were completely open to, I think, what is quite a strange idea. And I can't imagine that, when I sort of sat down and said, well, I'm working with a composer, and we've set some things to music. They were really fantastic at, trusting that I would and we would look after their words. Delighted to say that they're very happy with the end result. In the final scene, the big scene at the party, the street party, we needed lots of extras, and a lot of the residents, all the ones who are still alive, sadly a few have since passed away, but appear in the film, so they came up on set. And so for me, it's very much always, all my work is very much about trying to keep those relationships good, and keeping your interviewees up to date with how things are progressing and what the piece might be like, so that it's not such a shock when they come to see it at the end, that you've sort of included them in the making as much as you can. Scusate, io prego quel gruppo di smettere di parlare, però, perché io vi sento mentre la signora parla, mi create veramente difficoltà. Per l'acustica di questa sala arriva tutto qui, per cui se per favore potete non parlare più, grazie. Riguardo alla seconda parte della tua domanda, non c'era nessuna intenzione di criticare in modo più o meno velato quella comunità, né c'è stata alcuna percezione da parte loro di una critica. Abbiamo cercato di essere il più possibile, come dicevo prima, rispettosi
della sincerità delle testimonianze rese dai residenti. Quando io sono andata la prima volta a condurre le interviste, naturalmente percepivo i diversi punti di vista e le tensioni che c'erano, ma tutte le loro rivelazioni, le loro parole sono state veramente sincere, rese con il cuore. Le dinamiche e i conflitti, le tensioni che c'erano sono via via cambiate. Aveva molto a che vedere appunto con lo scoprire che nella strada avvenivano cose che loro non immaginavano stessero avvenendo, con un senso di possesso della strada, come se in qualche modo qualcuno si sentisse più o meno titolato di controllarla, ma nei miei confronti, ripeto, sono stati estremamente onesti e si sono confidati. La sensazione che probabilmente arriva a noi pubblico nell'ascoltarli è la difficoltà di capire quello che loro hanno vissuto in questo percorso, che è stato quello che ha poi formato l'opinione che hanno espresso, o certi toni nell'esprimere le loro opinioni. Credo che nessuno di noi che non ha vissuto tutti quegli eventi e i mesi in cui si sono trovati dall'essere una strada come un'altra a essere veramente alla ribalta con un'invasione di giornalisti oltre che di polizia, cioè hanno avuto la loro vita completamente stravolta, e questo li ha portati ad avere delle opinioni magari anche in contrasto gli uni con gli altri. Durante il nostro percorso, in particolare per la lavorazione del film, noi li abbiamo sempre tenuti aggiornati sulle scelte che facevamo e su come intendevamo portare sullo schermo questa vicenda. Io stessa, insieme ad Adam e anche a Rufo, sia ai produttori, siamo andati a trovarli. Abbiamo mostrato loro, per esempio, delle immagini della location che avevamo scelto per girare il film, che è una strada molto diversa da come è London Road. Ma Rufus aveva giustamente le sue scelte artistiche molto precise che ha esposto loro, perché questa location scelta ha consentito di mostrare l'evoluzione della strada, no? Da una strada tutto sommato tetra, squallida, oscura dell'inizio, a una bella strada piena di fiori che è quella che vediamo alla fine. E quindi ha puntualmente spiegato le sue scelte artistiche, e la reazione da parte di tutti i resistenti è stata veramente straordinaria. Sono stati molto contenti dei risultati che hanno del risultato del film. E aggiungo solo che la scena conclusiva del film, quella dove c'è la grande festa della strada, ha visto la partecipazione di molte comparse, e numerosi residenti, purtroppo alcuni sono morti nel frattempo, ma tanti di loro appaiono nel film proprio come comparse. La nostra preoccupazione era proprio quella di mantenere dei rapporti ottimi con loro, di tenerli sempre aggiornati sul progresso, sui nostri progressi nell'elaborare il film, e di rispettare le loro testimonianze sempre, in ogni momento. C'erano altre domande? Una domanda è: Wright non compare mai nel film, perché? E invece l'altra è un po', segue quello che diceva prima la ragazza del Dams, cioè lo straniamento che provoca vedere questa vicenda raccontata attraverso un musical. Ieri sera in alcuni passaggi la gente rideva per le reazioni o per gli atteggiamenti dei personaggi. Nelle proiezioni a cui avete assistito, le reazioni sono le stesse di quelle che si sono vissute a teatro? Steve Wright does not appear in the film, like you say, and that is because that's not the story that I was interested in when I got to Ipswich. People were talking to me about this extraordinary time that they were living through, and
That's what I was drawn to, and then once I discovered the London Road residents forming their neighborhood watch group, that drew me in even more. And I felt that the story of Steve Wright and the story of the victims was something that was being trawled through by the press, by the world press, and that wasn't as... I suppose I discovered another story, if you like, that wasn't the headline, that I thought was more interesting and that was sort of being overlooked. So that's why I went in that direction. And I didn't ever approach Steve Wright or, you know, try to get an interview with him. It was, to me, it was about this community and what is it like to live through that awful time and wake up and find out you're, you know, living a few doors up from a serial killer. What does that do? In a lot of my work is often not about the eye of the storm, but the ripples that it creates sort of around the outside. And in terms of audience reaction, with the show and with the film, yes, there are moments when the audience might laugh. There is some humor in what I do, and that's always been the case actually with my work, which is precisely why I don't go to try to make stories about the eye of the storm, because there's then little room for much space around that for any lightness at all. So by going a few degrees away from the center, it just allows, I think, for some breathing space and possibly some gentle humor. To me, that's life. You know, in awful situations, this is how people deal with things in trying to make sense of it. But trying to approach Steve Wright or trying to approach the families didn't feel the right fit for me because, they were already being, doorstepped by other media and, yeah, it just didn't feel the right thing for me. So yeah, so almost if there's no reaction at all and there are no titters, then I worry that everyone's sort of fallen asleep. So you know, I think there is light and shade within the piece, that's how I experience these people, and I'm pleased that comes through in the film, because then I feel that we have delivered them how they appeared to me. Can I add something to that? Of course. Which is, for a British audience, I don't know about for an Italian audience, because I don't speak Italian. There may be cultural differences, but I find that, as with the stage version, the laughter, if it happens, is not laughter which is to do with mockery. It's laughter that's to do with a recognition of a familiar thing, which is a closeness to life, which is intrinsic to the verbatim method, which I think would be true of a straight play, and as much as it is of this musical version. So I don't think that the musical treatment is something that's leading us towards that comedy. No. I think it's inbuilt to your technique, yes, really, isn't it? Yes, it is. Yeah. Yes, it is. Yeah. Il motivo per cui abbiamo scelto di non mostrare né in teatro né nella versione cinematografica Steve Wright è perché di fatto non suscitava il mio interesse, non era la storia che volevo raccontare, non è il motivo per cui sono andata a Ipswich e le vicende che mi stavano a cuore erano quelle della popolazione della città e della strada in particolare, come la vita di queste persone si è ritrovata completamente sconvolta per la casualità del fatto che vivevano a pochi passi da un serial killer.
Aggiungiamo anche che Steve Wright era coperto da tutti i mezzi di informazione di tutto il mondo, quindi non era di mio interesse aggiungere, non c'era niente da aggiungere a mio modo di vedere rispetto alla sua di vicenda. E c'è un'altra spiegazione, che è la direzione che io rivolgo, lo sguardo che io rivolgo a una storia, che fa sì che io sia sempre in qualche modo decentrata rispetto all'occhio del ciclone. Non sono interessata a andare a vedere l'occhio del ciclone, ma le onde che propaga nel momento in cui il ciclone avviene. È il motivo per cui appunto io Steve Wright non l'ho neanche avvicinato. Mi interessava capire le reazioni della gente, come la loro vita era completamente stravolta da questo evento. Riguardo alla reazione del pubblico in sala, che sia la sala cinematografica o quella del teatro, sì, ci sono dei momenti di riso, perché è il mio modo di lavorare, questo è il motivo per cui non sono nell'occhio del ciclone ma nelle onde che si propagano, perché c'è uno spazio di umorismo, perché diversamente ci sarebbe pochissimo spazio per un'empatia e per una simpatia proprio nei confronti di quello che accade. Preferisco stare a qualche grado di distanza dal centro degli eventi, anche per lasciare il tempo e lo spazio per respirare al pubblico. Per me è un umorismo gentile, è il mio modo di lavorare, di dare un senso alle opere che scrivo. E anche di riprodurre quello che sono le luci e le ombre di una vicenda come questa, e non semplicemente dipingerla in modo monocromatico. È la percezione che mi hanno dato queste persone che io ho intervistato e che io ho voluto rendere nella mia sceneggiatura. Aggiungeva Adam, non so come reagisca il pubblico italiano, perché non parlando la lingua e avendo una cultura diversa per me è difficile, ma in Inghilterra anche lì sorge spontaneo il riso in teatro e al cinema, ma non è un riso di derisione, è un riso di riconoscimento di quello che è una reazione che puoi avere anche tu nella vita, di una sorta di familiarità, di circostanza e di sentire, che è proprio lo scopo di questo teatro verbatim, che riproduce esattamente la vita per come è. E quindi è normale che sorgano le risate sia in teatro sia nella versione musical del film. Dobbiamo chiudere qui. Grazie mille a voi due. Grazie. Thank you.